La bacheca, generazioni, turismo postmoderno. Turismo postmoderno di Francesco Longo, 19 maggio 2011. Questo articolo è uscito per Il Riformista. Come piccolo il mondo e come grande il desiderio di scoprirlo, inventando itinerari sorprendenti. Alcuni partono per vedere il garage di Menlo Park in California, dove Larry Page e Sergey Brin fondarono Google. Altri se ne vanno 5 giorni nell'outback australiano, in campi tendati, e imparano a nodare il lazzo e a dirigere una mandria. Altri ancora prediligono semplicemente luoghi classici, notoriamente infestati dai fantasmi. Certe coppie uniscono in un solo viaggio il matrimonio e la luna di miele, sposi in riva al mare, sposi che arrivano in piroga, sposi che si scambiano il sì sott'acqua. Moltissimi, spenta la TV, si mettono sulle tracce del commissario Montalbano e si tacciano Vigata. C'è chi viaggia per fare shopping da Harrods durante i saldi, chi viaggia per riposarsi, chi va a piedi per sfinirsi e poi ha veramente bisogno di una vacanza. Più la globalizzazione avanza, più gli esiti di questo processo si rivelano imprevedibili. Ora che il mondo è più piccolo e che le possibilità di viaggiare sono infinite e low cost, il turismo si trasforma. L'ultima parola, però, non è omologazione. L'ultima parola è personalizzare il globo, inventare tendenze, seguire i desideri ovunque essi conducano. Dopo l'11 settembre, dopo lo tsunami del 2006, in seguito alla crisi economica del 2008, la creatività è l'unico spirito che aleggia sulle acque terrestri. Si viaggia per cercare la conferma di essere alternativi, per essere se stessi e soprattutto per essere qualcuno, tra mille percorsi standard di un turismo di massa che tende a spersonalizzare ogni nuovo pellegrino. Il modo in cui le forme del turismo postmoderno si sono diversificate è finalmente messo nero su bianco in un manuale pignolo, ludico, labirintico e straniante. Si intitola Nuovi turismi, 100 alternative al classico viaggio, Morellini, ed è firmato da due esperti di viaggi e tendenze, Mario Gerosa e Sara Magro. Gli autori mettono subito in chiaro che non esistono più destinazioni improbabili, ma che ciò che conta ormai è solo come si viaggia. È così che per questo libro hanno deciso di mappare un'infinità di tipologie di viaggi diversi, tra cui emergono spostamenti assurdi, geniali, macabri, inutili o comunque nuovissimi e che non hanno più nulla a che fare con l'avventura, né con Chatwin o Kapuscinski. Molte nuove forme di turismo sono influenzate dai media, dall'immaginario collettivo che rende tutto esotico, colora di mito l'angolo dietro casa e fa diventare luogo di culto qualsiasi meta che sia passata sotto ad un riflettore. Si viaggia sulle tracce di attori, whip watching, ma soprattutto ci si riversa nel pianeta alla ricerca di luoghi di film cult, di reality show o di telefilm, vecchi e nuovi. (Musica)
Un altro folto gruppo di viaggiatori cerca invece qualcosa di assai diverso e a caccia di adrenalina. Moltissime mete fanno parte di un vasto elenco di luoghi che sono in qualche modo pericolosi. Si parte alla ricerca di esperienze fortissime lungo le ferite altrui, nel solco di drammi che, anche quando si riferiscono alle tragedie peggiori, rischiano sempre la spettacolarizzazione. Non c'è museo, luogo di memoria, area di catastrofe storico o naturale, che non rischi di farsi Disneyland appena si ferma un pullman di turisti con un inevitabile spirito di consumo. Consumo di sofferenze, lacrime come souvenir, un pacchetto di viaggio che comprende la compassione e drink. Non mancano viaggi essenzialmente kitsch, viaggi per rifarsi il naso, viaggi in tournée all'inseguimento di una rockstar, viaggi nei luoghi dei Beatles, viaggi romantici fra i fari sul mare. Gli itinerari si intrecciano, le piste si affollano di un esercito di rabdomanti che confondono l'avventura con la disavventura, la meraviglia del paesaggio con la morbosità, Ulisse col plastico di Cogna. Sulle strade spirituali dei pellegrinaggi leggendari si incontrano veri asceti, vacanzieri della sostenibilità e quelli che vogliono solo darsi una patina eco-chic. Negli Stati Uniti 3 milioni di persone partono per delle vacanze pre-parto, in attesa che nasca il figlio. Prigioni riadattate, cene sulla muraglia cinese, l'imperdibile favela tour a Rio. Il turismo raccontato da Mario Gerosa e Sara Magro è una radiografia dei desideri contemporanei, compresi quelli più meschini. Tutto si può chiedere, tutto sembra lecito, soprattutto cedere al desiderio di sparire e sciogliersi nella geografia. Salire sull'Hotzbus a Londra e scendere a Sydney 92 giorni dopo. Nuovi turismi, scritto con ironia e precisione, è benato di pietà verso un'umanità stordita e smarrita. Nel suo complesso, questo testo fatto di 100 schede a tema disegna forse involontariamente uno scenario filosofico. Il mondo è in fuga e soprattutto avanza, con furia o slow, che si preferisca, ma certamente senza una meta. Oggi il turismo è su misura, ma la misura umana è quella della fantasia e dell'inquietudine, dimensioni umane che sono le uniche davvero senza limiti. Il giro del mondo è cosa possibile, tutte le montagne si possono scalare e tutti i deserti si possono attraversare, ma il cuore dell'uomo, si sa, è un abisso. Al tempo nel tempo. Storie al femminile. Marina Graziani. La bellezza sfuma negli anni, il cervello si arricchisce ogni giorno di più, anche per noi bionde, tinte o ex veline. Thank you.
Marina Graziani è una showgirl italiana. Debutta nel mondo dello spettacolo grazie ad un concorso di bellezza che le permette la partecipazione al Festival Bar 1996. Il 30 settembre dello stesso anno inizia la carriera televisiva a Striscia la Notizia in qualità di Velina, ruolo che la impegnerà per 3 edizioni fino al 12 giugno 1999 nel programma satirico di Antonio Ricci, dapprima accanto a Roberta Lanfranchi e poi a Alessia Mancini. Compiuti i 30 anni, ho deciso di cambiare vita professionale. Ho prelevato 400 euro circa e sono partita per l'Australia. Il mio obiettivo era proprio quello di svezzarmi da un mondo stellato e cavarmela da sola. Una terapia d'urto che mi è servita tantissimo. Al mio rientro in Italia sono passata dal fare la cameriera e lavapiatti al mondo della comunicazione, eventi e management. Il mio ruolo oggi è di ufficio stampa Celebrity VIP Endorsements per 3 aziende di moda. Un'attività che si nutre di pubbliche relazioni e preziosi contatti costruiti in più di 15 anni di esperienza professionale. Attingo quindi dai miei trascorsi e devo dire grazie per questa opportunità. Ho sempre amato il lavoro nello spettacolo, ma non l'ambiente. Ho sentito forte l'esigenza di staccarmi da certi equilibri ambigui e cambiare aria. Credo poi che la libertà risieda nell'indipendenza. Voglio avere una mia realizzazione e gratificazione personale. Non riuscirei mai a fare solo la mantenuta. Come non sarei mai riuscita a fare la prezzemolina a vita, senza arte né parte. La vita è lunga e può regalare tante esperienze meravigliose. Io ho sete di scoprirle. Nel profilo del mio account di Twitter ho scritto: l'unica costante è il cambiamento. Io sono così, il mio elemento è l'acqua, ho bisogno di fluire, scorrere. Il mio punto di forza è per l'appunto la propensione al cambiamento, nella grande ricerca di stimoli e di prove nuove da superare, sempre con lealtà e principi ben saldi. Questa è la Marina di adesso e di sempre, oggi sicuramente più consapevole e solida di un tempo. La soddisfazione più grande è proprio quella di essermi ricostruita un'identità professionale dopo alcuni anni di sofferenze e insicurezze, anche sul piano personale. Lo ammetto, non è stato facile. Febbraio 2013, Andrea De Logu. Blog.panorama.it
time, voglia di fanciullezza, un libro per l'estate. Mister Scarabocchio di Jim Capobianco, Anna Laura Cantone, edizioni Clichy 2020. Dedicata a tutta la nazione Auriverdi e a tutto il mondo! C'era una volta uno scarabocchio. Alcuni lo chiamano errore, ma a lui piace di più Mister Scarabocchio. Mister Scarabocchio è scarabocchiato. Ha una pancia pelosa, due gambe sottili e un cappellino rosa proprio in cima alla testa. Mister Scarabocchio non è sempre stato uno scarabocchio. All'inizio era un'idea che, come tutte le idee, era nata da uno scarabocchio. Era stato scarabocchiato per essere un gatto, un cane, un formichiere, un bradipo. Sapete cos'è un bradipo? Doveva diventare un rinoceronte, magari un rinoceronte lanoso, ma come spesso accade agli scarabocchi, per correggerlo, gli era stato aggiunto del grigio. No, il grigio non si aggiunge mai. Così è diventato uno scarabocchio informe, grigio-marrone. Per me sou eu aconteceu tudo che ha de melhor. Trago comigo a Amsterdam, a Florieu, Paris, estrela da manhã, faz de mim um sol. Però è pur sempre qualcosa, è pur sempre qualcuno. Tante cose cominciano con uno scarabocchio, poi si trasformano e diventano qualcosa di buono, come i pancake. Amsterdam de Blumini, Paris, l'étoile du matin, fais de moi un soleil, voilà ce que je dis. Qualcosa che apparentemente non serve a nulla o non è particolarmente affascinante, ad un certo punto diventa super. Come? Basta cambiare punto di vista e magari far cuocere l'impasto dei pancake, perché crudo e orribile. Poi, cambiando punto di vista, il mondo si trasforma e uno scarabocchio diventa un mondo da esplorare. Un macigno, un UFO, un pianeta grigio a chiazze che invece dentro è bellissimo. Per il sole aconteceu tutto che ha di meglio. Sicuramente uno scarabocchio scatena la fantasia. Se amate scarabocchiare e poi trovare dei piccoli mondi dei vostri scarabocchi, questo è il libro che fa per voi. Lo scarabocchio è davvero una macchia su un foglio, ma ogni volta è l'inizio di qualcosa. Quando arriva un'idea o quando ci si annoia, far scorrere la matita sulla carta è sempre la soluzione migliore. E questo Mister Scarabocchio lo sa. Venha spejas, tudo que deres deixas, tudo que queres sejas, e tudo vai bem lindo, venha spejas. Non denigrate gli scarabocchi, perché sono dei semi capaci di far crescere alberi immensi. Tutto che si deseja, tutto che si sofreja, che tutto va benvenuto. Uno straordinario libro illustrato dalla grande Anna Laura Cantone, che come sempre è stata capace di creare un personaggio buffo ma importantissimo, descritto dalla sapiente penna di Jim Capobianco. Mi rammento è un
Infine, mi piace immaginare i due autori che, prima di confezionare questa storia, l'hanno scarabocchiata un bel po'. Venha, seja, tudo que der e seja, tudo que quer e seja, e tudo vai de lindo. Venha, seja, tudo que se deseja, tudo que se sofreja, e tudo vai de lindo na vida. Tratti e ritratti. Narrazioni olimpiche. Luigi Doriano, Pozzuoli, 10 novembre 1958, è un taekwondoka italiano. Felice Terdon. Doriano inizia a praticare il taekwondo nel 1973 sotto la guida del maestro Park Jung-il. Per anni dominatore incontrastato del palcoscenico agonistico italiano ed europeo nella categoria 78 kg, ha conquistato, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, 10 medaglie d'oro ai campionati italiani di combattimento, 2 medaglie di bronzo ai campionati europei, 2 medaglie di bronzo ai campionati mondiali, 2 medaglie d'oro ai campionati internazionali. Nel 1988, infine, chiude la sua scintillante carriera conquistando la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Seul, seppur non annoverata nel computo ufficiale del medagliere, in quanto la disciplina era ancora dimostrativa. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, ha intrapreso la carriera di maestro, acquisendo anche in questo campo risultati di notevole prestigio, riuscendo a creare una scuola di campioni che ha conseguito grandi risultati in campo nazionale ed internazionale. È stato inoltre allenatore nazionale per la Federazione Italiana Taekwondo dal 1989 al 1992 e dal 2001 al 2004 e direttore tecnico regionale per la Campania dal 1989 al 1995 e dal 1998 al 2004. Oggi il maestro Luigi Doriano insegna presso la palestra olimpica da lui fondata nella città di Pozzuoli. Wikipedia.org. Etimologicamente il termine taekwondo si compone di tre ideogrammi: te, calciare in volo, kwon, colpire con il pugno, e do, arte e disciplina, l'arte dei pugni e dei calci in volo. Il nome di quest'arte marziale viene spesso abbreviato in TKD.
deriva dall'unione degli stili esterni della Cina del Nord e del Taekyeon, antica arte marziale coreana. Diffusosi gradualmente anche tra gli strati popolari, spesso fu simbolo della lotta plurisecolare messa di volta in volta in atto contro i tentativi di dominio di cinesi e giapponesi. Soggetto nel tempo a numerose modifiche e aggiustamenti, viene codificato in maniera ufficiale nel 1955 dal generale sudcoreano Choi Yong-hae, al quale si deve l'unificazione dei vari stili esistenti e la proposta di adottare la disciplina come metodo di allenamento per le forze armate. In Corea il Taekwondo divenne presto sport nazionale, fu inserito nei giochi nazionali coreani fin dall'inizio degli anni 60 e contemporaneamente cominciò a diffondersi nel resto del mondo, distinguendosi dalle altre discipline per il dinamismo, la spettacolarità e l'efficacia delle sue tecniche di gamba, calci circolari ed in volo, calci multipli. Il 22 marzo 1966 venne fondata in Corea del Nord la International Taekwondo Federation, ITF, privata ed indipendente. Il 28 maggio 1973 venne fondata in Corea del Sud la World Taekwondo Federation, WTF. L'unica federazione che riuscì a non frammentarsi e ad avere un peso importante sul piano internazionale fu la WTF, come dimostrato ai Giochi Olimpici del 1988 a Seoul, capitale della Corea del Sud, dove il Taekwondo della World Taekwondo Federation compare per la prima volta come sport dimostrativo. Il Taekwondo WTF sarà presente come sport dimostrativo anche all'edizione di Barcellona nel 1992. A partire dall'edizione di Sydney 2000, il Taekwondo WTF diventa sport olimpico ufficiale. L'Italia ha ottenuto la sua prima medaglia olimpica per il Taekwondo a Pechino 2008 con Mauro Sarmiento, mentre in precedenza aveva ottenuto due significativi risultati quando questo sport era ancora dimostrativo, a Seoul 1988 con la medaglia d'argento conquistata da Luigi Doriano e a Barcellona 1992 con la medaglia di bronzo conquistata da Domenico Dalise. GuidaOlimpiadi.it